La messa del Vescovo per la ricorrenza dei defunti, Monsignor Giulietti ha celebrato al Camposanto di Viareggio, poi vedremo anche le immagini degli altri cimiteri della provincia di Lucca. I comics più belli di sempre, la soddisfazione del sindaco superato senza particolari difficoltà sotto il profilo della sosta e della viabilità, grande soddisfazione per l'affluenza e soddisfazione anche della questore Faranda per la questione sicurezza. Una mondinata degna di uno chef. A Barga la gara per la calda arrosta perfetta è stata vinta con 180 castagne cotte alla perfezione. Alla Lucchese manca un rigore solare. Nella sconfitta con la Reggiana i rossoneri devono recriminare per un netto fallo di mano nell'area emiliana non sanzionato dall'arbitro. Bentrovati, nuova edizione del TG Noi, dunque in primo piano la giornata della commemorazione dei defunti con la messa dell'arcivescovo Giulietti a Viareggio. Il maltempo di lunedì ha frenato sensibilmente gli accessi ai camposanti della provincia. Nonostante il giorno festivo, infatti, a causa della pioggia, in molti hanno scelto la prima mattinata di martedì per far visita ai propri cari, grazie anche agli orari di accesso estesi. Come lo scorso anno, in tutti i cimiteri erano presenti volontari per il rispetto delle norme anticontagio, anche se non si sono verificate situazioni di assembramento tali da rendere necessario un loro intervento. L'arcivescovo Paolo Giulietti ha scelto la cappella del cimitero della Misericordia al Marco Polo a Viareggio per presenziare alle celebrazioni dei defunti. Nell'omelia al vescovo ha posto l'accento sulla perdita di fiducia che in questo periodo di pandemia ha colpito molte persone. Allora questa ferita della fiducia è veramente grande e certamente la sequenza di morti che ancora continua per l'epidemia del coronavirus ha contribuito ad abbatterla, questa fiducia. E allora bisogna davvero recuperarla, convinti che il Signore non ci lascia mai soli, nemmeno al di là della soglia della morte, convinti che il destino della nostra esistenza e anche del nostro corpo è un destino eterno e per questo abilitati a guardare con fiducia ogni passaggio della nostra esistenza terrena. Allora venire qui oggi a onorare i nostri cari defunti è soprattutto per noi questo invito a rinnovare alla luce della speranza cristiana la fiducia nella vita. Il bollettino emesso dalla sala operativa della protezione civile regionale segnala codice giallo per temporali e forti piogge nel nord-ovest della Toscana, rischio idrogeologico idraulico del reticolo minore sempre a nord-ovest della regione per una perturbazione in transito con piogge sparse proprio a partire dai settori di nord-ovest. Siamo al bilancio dei contagi Covid. In Toscana i nuovi contagiati sono 190, tasso di positività all'1,3%, sono aumentati di 16 i ricoveri che sono a quota 299, stabili le terapie intensive a 28, 4 decessi ma nessuno in provincia di Lucca dove i contagi sono stati 20. Torniamo a parlare dei comics, la quattro giorni che ha occupato la città e c'è stato un primo bilancio da parte del sindaco Alessandro Tambellini che ha espresso grande soddisfazione per lui, si tratta dell'edizione più bella di sempre. A me fa piacere lasciare in eredità al futuro la manifestazione così come quest'anno l'abbiamo rivista, con i suoi colori per l'estate della città, con quella articolazione multiforme che ci è dato di vedere anche in un giorno di pioggia come è stato il primo di novembre. Ho poi assistito a momenti di grande interesse, Saviano al Teatro del Giglio, quindi assistito a momenti che hanno dato uno spessore culturale potente, profondo alla manifestazione stessa. Come deve essere, come vogliamo che sia, come abbiamo cercato di impostare per il futuro. Lucca
attraverso Lucca Comics and Games ormai ha raggiunto una dimensione che non è più toscana, che non è più italiana, ma che è definitivamente internazionale. Questa proiezione internazionale è ciò che vogliamo per la nostra città, come abbiamo dimostrato anche nell'iniziativa di Buy Tuscany, promossa per la proposta turistica che facciamo della Toscana, che si è svolta qui a Lucca, a Villa Bottini. Beh, come abbiamo dimostrato in quell'occasione, possiamo raggiungere obiettivi di grande significato, noi insieme al resto della nostra regione. Una manifestazione, quella del 2021, che ha visto un grande impegno anche da parte delle forze dell'ordine, bilancio positivo anche da parte del questore Alessandra Faranda Cordella. Beh, si sono finiti, un bel sollievo, era una edizione che portava con sé delle incognite, si correva il rischio di sottostimare o sovrastimare l'evento. Una sua sottostimazione avrebbe sicuramente prodotto delle grosse criticità se si fosse verificato l'arrivo di numeri, non dico pari a quelli degli anni precedenti, ma simili. Perciò abbiamo optato per qualcosa di nuovo, ve l'ho raccontato prima di iniziare i comics, un sistema di stanze di compensazione, per così dire, che in realtà significa un sistema fluido, duttile, come lo stesso che abbiamo adottato a Borgo Ammozzano per l'evento di Halloween, cioè che ci consente di affrontare delle criticità importanti per le quali eravamo pronti, e la più importante in un evento come questo è sicuramente l'assembramento di persone. La criticità poteva esserci indipendentemente dall'epidemia e quindi dalla situazione sanitaria, ma l'attenzione che abbiamo voluto portare quest'anno era proprio anche finalizzata a fare in modo che il comics si svolgesse nel massimo della serenità. È tutto per la prima parte del nostro telegiornale, breve break e poi lo sport.